Ci ricongiungiamo questa sera allo stesso discorso dell'altra volta, di cose che possono capitare nelle partite ad handicap, però con una posizione che è un po' più probabile che capiti nelle partite alla pari. Tra l'altro, è preso da un libro di Handicap Go, però questo è un tesugi che esiste anche sull'altro libro, quello dei sugi antisugi. Tale quale. Solo che ve lo faccio preso da qua perché poi ci sono delle digressioni, Stupidamente. delle sfumature che invece si ricongiungono un po' al discorso dell'altra volta. Tant'è che inizio a mettere 9 pietre. E poi bianco gioco un'apertura che raramente si gioca ad handicap perché è un po' troppo facile per nero riuscire a cavarsela. Per questa forma la riconoscete, immagino. E poi bianco gioca subito qua. Perché Perché dovremmo riconoscerla? come Una... anche l'altra volta Ah, veniva sì, certo. invasa qui con la pietra bianca lì. Di solito bianco non invade qua, proprio perché per nero è un po' troppo semplice cavarsela. Ma come se la cava nero? Cioè la prossima mossa di nero, chi è che mi dice qual è la mossa giusta per nero per iniziare? Beh, io se fossi in nero cercherei di rafforzare uno di questi due gruppi. Potrebbe, ad esempio, giocare a partire da qui e venire a schiacciare. Oppure Oppure potrebbe insistere tagliando e venendo basso qui. In questo modo separa i quindi tu gruppi. dici qualcosa di questo genere, Oppure qui che oppure separa i non è qua gruppi. che separa i gruppi, oppure separarli stando più qua, per Cioè, il chema, questo mi esempio. sembra, non è tagliabile. Oddio, il chema non è tagliabile. Probabilmente no, però quello che succede è che bianco un po' te lo fa pagare. Cioè, fa un minimo di roba qui che non so quanto gli serva, però insomma, Comunque volendo. salterei per cercare di separare. Ok, separare stando in basso. Oppure, ok, questa è una separazione ancora forse più forte. Questa forma non so se qui è buona. Quella la vedo. Allora, questa forma chiaramente ha questo punto debole, però la si Ah gioca no, però quando proprio qui si ti vuole, anche separa te, bianco sì. ti giochi lì e tu Sì, sai che qui non ti separa, funziona. sì. Ok. No, qui Per non funziona. le partite ad handicap si deve separare a bianco, cioè nero deve tenere separato bianco e tenere collegati i propri gruppi. Questa mossa e questa, forse anche questa, hanno il pregio di separare bianco. Hanno il difetto di non tenere collegati i gruppi. Per cui, se per caso questa mossa riuscisse sia a separare i gruppi, cioè questa mossa sicuramente serve per tenere collegato, se per caso separa anche i gruppi, è la mossa migliore. E questa mossa separa i gruppi. C'era il trucco, sì. Perché Perché se pare doppio. separa i gruppi? Allora, se li vuoi collegare, cosa ti viene in mente di fare? Beh, per esempio il bianco potrebbe giocare qui. A Qui? Beh, questo punto. sembra troppo facile Anche qui è tenerli troppo facile, separati, sì. no? Ok, proviamo un'altra. Ok, questa sembra l'unica possibile per tenerli collegati. Se li vogliamo scollegare, cosa faremo? E se bianco li vuole collegare, cosa farà? Allora, siete troppo noni danni. È un gioco facile, no? Adesso c'è il tesugi.
che è un tesugi che è ricorrente, cioè non è solo da partita d'handicap perché abbiamo tutto questo intorno, ma anche in una partita alla pari. Su una posizione di questo genere, nero adesso gioca e separa bianco. Proprio guardando solo questo pezzo. Prima si dà carico. E qui c'è poco da fare. Se bianco si fa catturare, perde ogni speranza di collegare i gruppi. Poi si dà tai di nuovo. E poi si collega. Atari, Atari, collego. E adesso, qualsiasi cosa succeda, bianco è fregato. Poi mi permetto di continuare io con questa cattura e adesso in questo modo c'è soltanto un gruppo. esatto, sono separati, uno è vivo, l'altro è morto. Nero prende questa metà, bianco questa. Però Allora, in una partita alla pari è comunque una specie di giochi, perché bianco a metà, nero a metà. In una partita d'handicap come questa non è più Giosecchi, è bianco, ha forse già perso la partita. Perché nero ha questo, che è più grosso di quello che ha bianco, e tutte queste pietre servono a fare delle risalite qua. Per cui in questa zona del Gobara si gioca più di 9 A questo punto abbiamo giocato qui, danno questo doppio tasso, supponiamo di non giocare qui. Allora, vediamo. Noi vogliamo collegarci, quindi uno potrebbe dire, proviamo a dare la pari qui. E gioco dall'altro Minaccio sempre di catturare le due pietre e mezzo, per cui bianco cattura. lato. Perché io minaccio qui. Ma si minaccia di scendere qua e catturare, per cui Bianco bianco deve cattura di qui catturare qui. e nero cattura questa in scala. Ah, su questa? Beh, Un'altra possibilità è nero, sì, semplicemente così, sì. nero. Non dovrebbe funzionare. Anzi, forse nero più da Sai, si può cercare di capire cosa succede su questa, per esempio. Però il bianco è stato molto basso, non ha una forma un po' arcana. La massima resistenza di bianco credo che sia questa. Non può venire qua, deve andare là. Cioè, vedete, se viene qui è tutto catturato, no? Deve venire qua. Non può giocare qui, perché nero qua cattura tutto. Per cui deve andare ancora dritto. A questo punto nero viene qui, sì, finalmente bianco può permettersi questa. Però è ancora più tragica di quella che abbiamo visto prima. Forse in effetti bianco ha qualche punto in più, ma deve giocare, perché se nero gioca qui, poi questo rischia di avere un solo occhio qua. E questo è estremamente più forte rispetto al gruppo che aveva prima nero bianco. No, assolutamente. Era È prima l'unica. estremamente compromessa. Adesso bianco effettivamente potrebbe decidere di giocare qui perché ha un gruppo forte, per cui può giocare qua non più per togliere il territorio ma per attaccare queste due. Però
diciamo, non esattamente con la mossa dell'altra volta che era questa, ma di nuovo bianco, nero non ha troppi problemi qua. Provo anche semplicemente fare la base nell'angolo, bianco deve scendere per tenerlo separato, e nero un'altra volta, come abbiamo visto una settimana fa, gioca di qui, non di lì, non gioco qua, che ho paura, ma giochi qui. Sì, soprattutto questa è piccolissima. Esatto. Poi, bianco, ovvio, che gioca qua per cercare di fare combattimento, ma non è un problema. Ancora una volta si difende, bianco dovrà venire qui, perché sennò perde la pietra, nero chiude e bianco viene qui. Questa di fatto è la forma che abbiamo visto l'altra volta. L'altra volta c'erano, questa non c'era, e c'erano le pietre nere qui, con questa, questa, questa e questa. La lossatura della forma è la stessa. È sempre questa. Esatto. Sì, questa è una quasi una rete. Beh, è una forma che fa un occhio qua. Questa è una rete, no? Sì, ah, questo e Sì. queste 5. Non so come si chiama. Rete. Rete Rete. prosca. Ah, ok. Poi tocca a nero, che adesso deve rinforzare questa zona che è quella più debole, e continua a non avere problemi. Così è sicuramente buono per me. Ma anche a prima vista. E quel lipo nero non è messo in una posizione così sicura? Beh, io a prima vista direi che L'angolo? Sì. L'angolo è a posto. Io direi che nero L'angolo è arrivo comunque sul sicuro. posto e poi comunque può uscire qui. A me non ho più Può l'angolo. fare un altro pezzo di base qua se per caso viene separato. Non conviene stendere dal muro in questo caso, che può fare una cosa così. Allora, in questo momento non c'è bisogno di farlo. Se più tardi nel corso della partita ci sono pietre bianche qui, nero comunque può giocare qua, ma anche mosse di questo genere per fare degli altri occhi lì, cioè a spazio sia di qui che di lì. Questo gruppo nero può resistere a tante mosse di bianco. Facciamo magari Sei almeno anche più. due, no? Su questa. Probabilmente se bianco lo chiude, con questa nero viva ancora. Signore, bianco entra, adesso deve scappare. Però a due mosse resiste tranquillamente, forse anche tre. Quindi come gruppo a posto. Perché un gruppo nei guai è un gruppo che non può ignorare una mossa. Se ne puoi ignorare due, stai benissimo. Se puoi pensare a ignorarne tre, figurati. C'è un'ultimissima cosa, avevamo visto prima la possibilità per nero di scendere in questo modo. Ah sì, grazie. Questa comunque è un po' inferiore all'altra, però va abbastanza bene. Su questa bianco dovrebbe salire, nero sale ancora. Bianco a questo punto andrà a invadere di lì, nero si può fare la base prendendola queste due, bianco dovrà salire e nero viene qua per completare il collegamento. Per nero è un po' peggio rispetto a quella di prima, perché bianco è riuscito a muovere un po' di più il gobano. Ha isolato un po' queste. Questa Sta così. sì, non sta neanche bene, però comunque ha un po' di spazio attorno. Però con tutta questa fila di pietre che arriva fino a qui ha comunque una grossa influenza. Sì, qui. Sì, però la forma è un po' più fluida rispetto a quella di prima. In una partita tecnica più la forma è congelata, meglio è per nero.